Unit 3. Come ti ho detto precedentemente, non tutte le unit hanno un video, ma per queste unit mi sembrava logico farlo. I box stretti e il sistema caged. Caged, che è scritto caged, si riferisce a un modo di dividere la tastiera, organizzare accordi, arpeggi, scale, seguendo le forme dei cinque accordi che si possono suonare alla prima posizione, cioè C, A, G e D, C, Do, A, La, G, Sol e D. Ok? Quindi cosa succede? Che queste cinque forme hanno, due di queste hanno una nota fondamentale sulla quinta corda, vedi? Do. Una è dalla nota fondamentale verso la paletta, una è dalla nota fondamentale verso il corpo, la posizione di Sol e di Mi hanno una nota fondamentale sulla sesta, anche questa, una dalla nota fondamentale è verso la paletta e l'altra nota fondamentale verso il corpo. La posizione di Re ha soltanto la fondamentale sulla quarta, è soltanto un'unica posizione, ok? Quindi noi possiamo dire che possiamo eseguire l'accordo di Do nella forma di Do, Do nella forma di La, Do nella forma di Sol, Do nella forma di Mi, Do nella forma di Re. Detto questo, noi possiamo avere per ognuna di queste posizioni anche la scala maggiore oltre gli arpeggi, eccetera. Quindi vuol dire che all'interno, se questa è la posizione di Do, all'interno dei due Do, io posso costruire la scala. Estendendola a tutte le note a disposizione in questa posizione avrò. Ok? E questa è la forma di Do nella prima posizione. Se vado al secondo rigo, sempre della figura 11, e siamo alla unit 3, alla figura 11, vedi che c'è A, accordo di La, che invece che prenderlo così, lo prendo così, mi sposto, porto la fondamentale, quindi come c'è scritto Do derivato da La, e in questa posizione, all'interno di questi due Do, che sono le note fondamentali, io posso eseguire la scala di Do. Anzi, non arrivo fino a qui, quindi avrei un'ottava soltanto a disposizione. Allargandomi a tutte le note che ho in questa posizione, avrei. Ok, andiamo avanti, giriamo pagina, siamo al Sol maggiore e andiamo a mettere la nota fondamentale del Sol nella posizione di Do, avremo questa posizione, e cioè sarebbe un accordo di Do derivato dalla forma di Sol. E ecco che qui abbiamo due ottave della scala maggiore di Do. Se andiamo a utilizzare tutte le note a disposizione in questa posizione, andiamo a quelle che poi hanno altri nomi se fossero scale modali, ma non mettiamo troppa carne al fuoco, come mi piace dire a volte. Andiamo avanti, siamo nella seconda riga della nuova pagina, posizione di Mi maggiore, la prendo in questo modo, fingo, come si è detto nel sistema caged, che questo, il capotasto, sia il mio dito, vado nella posizione di Do, e quindi nella posizione in Do, nella forma derivata da Mi, io ho un'ottava, seconda ottava. Utilizzando tutte le note a disposizione arrivo fino al Re e fino al Si. Ok, andiamo avanti, arrivo al Re. Re è la posizione, ma questo è un Do derivato dalla posizione di Re o dalla shape, dalla forma di Re. Ed ecco che abbiamo, usando tutte le note a disposizione, abbiamo questo. Dovrei arrivare fino a qua. Dovrei uscire dalla posizione. Quindi per questa posizione in realtà l'unica ottava a disposizione è questa. Però eccoci qua. Quindi relazionare le scale, gli arpeggi al sistema caged è molto pratico, e come vedrai invece poi nella 12, la scala maggiore melodica di Do in 7 box stretti, vedi che alla fine poi ti abbiamo scritto come in realtà tutto converge. Quindi mano a mano che andrai avanti nello studio di questo manuale e per la parte più relativa ai box e alle diteggiature, capirai che dopo tutto converge nel fatto di avere ben chiaro in testa dove sono le note fondamentali delle scale, dove sono le note soprattutto sulla tastiera, e a quel punto ti sarà più facile eseguire dei box
a due note per corda, diteggiatura, due note per corda, tre note per corda, quattro note per corda, nel sistema a box lati stretti, col sistema cage, tre note per corda, eccetera. Quindi vedrai che tutto andrà a fuoco, piano piano, ci vuole della pratica, ma questo manuale sicuramente intanto ti aiuterà, quindi andiamo avanti.